Buonasera al pubblico, e lo vediamo numeroso e merita veramente per questo spettacolo. Siamo a parlare del Vincent van Gogh, L'odore assordante del bianco. È uno spettacolo che nasce dal testo di Stefano Massini ed è un testo davvero molto intenso, molto ricco e trova, credo, una perfetta regia, il suo completamento nella messa in scena di Alessandro Maggi, ma trova anche un cast di attori che hanno saputo dare veramente corpo, anima ai personaggi e alla storia. Non serve che vi presenti Alessandro Preziosi, che ovviamente è Vincent van Gogh. Ora ci provo a sbagliare qualche nome perché questa è sempre la parte più difficile per me. Tu reciti tra l'altro Alessandro Scalzo. E c'è una specie di danza sofferta dei tuoi piedi su questo pavimento sghembo, anche lui mancanza di certezze, realtà precaria. Non so, potremmo partire forse da questi spunti a dire qualche cosa. Aspetta, ecco qua. Buonasera a tutti, innanzitutto ben trovati e grazie di essere qui numerosi. E innanzitutto è difficile riuscire a spiegare a parole in che cosa si esprima una sinestesia, che già di per sé è una figura, come si può dire, una figura retorica abbastanza complessa, forse superflua, perché poi insomma abbiamo bisogno di tante cose nella vita, come dici quella, le sinestesie, ci creerebbe un po' di confusione. In sostanza si parte dall'assunto che quando noi ci troviamo di fronte a qualcosa che ci affascina, o nel caso di Van Gogh determina una combustione con ciò che vediamo, tutti i nostri sensi vengono ad essere coinvolti. Quando ci troviamo di fronte ad un quadro, nel caso specifico, quindi quando ci troviamo di fronte a qualcuno che ha usato dei colori, in qualche modo, in maniera assolutamente inconscia e imprevedibile, i nostri sensi vengono ad essere sia quelli intellettivi, ma sarebbero più interessanti da investigare quelli meno intellettivi, cioè di chi conosce l'arte e quindi ha più strumenti, ma chi è disarmato da questi strumenti si ritrova di fronte a un qualcosa che effettivamente, se lo andiamo a scomporre, a destrutturare intellettivamente, coinvolge tutti i nostri sensi. L'odore, perché in qualche modo ciò che osserviamo ha dentro di noi una memoria rispetto all'olfatto, a qualcosa che ci riporta alla memoria, nella maggior parte dei casi, a qualcosa che appartiene alla nostra infanzia. Agli odori delle case dove andavamo, all'odore del chiuso, o piuttosto gli odori delle case di montagna, o piuttosto invece di quella strada, quello strano odore di umido che c'è nelle case del mare, e via dicendo. La vista è inutile dirsi, e l'assordante in questo caso, che quindi è legato all'udito, è perché in qualche modo evochiamo qualcosa che ci rimbomba nella testa e che attraverso il pennello il pittore riesce magicamente a riproporre. Questo è un'analisi abbastanza così da libro, non so da dove, perché me la sono inventata adesso, libro mio, però sicuramente rispetto a Van Gogh è quanto di più centrabile e centrato, cioè la combustione che Van Gogh aveva nei confronti della natura è conosciuta più o meno a tutti, e non ci dovrebbe meravigliare perché quei piccoli quadri sono ancora oggi così pregnanti di significato, di stupore e di affascinamento da parte del visitatore, sia occasionale sia competente. In questo caso questi tre sensi trovano nella mente di Van Gogh un fil rouge, che è quello di proporre al pittore la possibilità di riprendere a dipingere. Chiaramente tutto questo è il frutto di una vampirizzazione che l'autore fa, Massini, del testo sulla vita reale di Van Gogh, di cui sappiamo vita, morte, miracoli, perché attraverso le lettere, le biografie e la letteratura intorno a Van Gogh veramente ne sappiamo tanti. Quindi questi tre sensi vengono in qualche modo ad essere stimolati, provocati, e attraverso l'incontro col fratello, quindi attraverso memorie legate ai giochi d'infanzia, alle città che ha visitato, e soprattutto attraverso anche l'operazione molto progressiva del dottor Vernon Lazare, che in qualche modo spinge a
a Van Gogh, a metterci sotto il naso quella che è l'arte peggiore, cioè l'arte che secondo lui dovrebbe essere esposta in tutto il mondo per far capire quanto può essere sudicia, non la persona in sé per sé, ma quanto sia ingiusta l'arte brutta, l'arte che non vale nulla, l'arte che va segnalata con un, proprio con delle tracce fluo, perché tutti possano non essere abbagliati da ciò che non è arte. E quindi poi dal dottor Peyron che rievoca proprio in maniera specifica un elemento dell'infanzia, un sogno ricorrente di Van Gogh che attraverso l'odore dell'indumento del padre, e credo chi di voi non ricordi l'odore di qualcosa che gli era molto vicino, ripeto, soprattutto in anni, oggi è tutto leofilizzato, è tutto sintetico, non c'è, gli indumenti non hanno odori, ma io ricordo benissimo gli odori degli armadi dei miei nonni e di mio padre e anche di mio fratello maggiore, e quindi queste grida che in qualche modo lo spingono a mettere a fuoco quello che realmente lui vede e su cui invece che lui nega di aver visto, o comunque dice di vedere delle cose che gli altri non vedono, e questo sicuramente storicamente, bibliograficamente va riconosciuta una malattia legata all'allucinazione che aveva, visionaria, che aveva delle cose. E quindi poi il bianco, cioè la vista che in qualche modo obnubilata da questa confusione, da questo essere messo in crisi, lo spinge a vedere il bianco. In questo caso il bianco, come sapete, può avere dentro tutti i colori, come del resto il nero, come tutti i colori pieni. In questo caso la metafora è molto chiara, è la totale natura anonima dell'epoca in cui, secondo Van Gogh, si viveva nel rapporto con l'arte e con le persone, che è facilmente trasferibile nel mondo in cui viviamo oggi, cioè un mondo che preferisce anestetizzarsi a determinati sentimenti, a determinati eventi, a determinati cambiamenti, e quindi inevitabilmente il bianco diventa la metafora di una nullità. Lui dice: questo è il nulla, è un disegno senza colore, è un disegno senza colore, non vale nulla. È evidente che, almeno per me, quando recito, che quella esclamazione detta con grande forza è un grido di rivoluzionario in quel caso, ma per me di grande liberazione rispetto a quella che sotto i miei occhi oggi è la realtà in cui io vivo e di cui in qualche modo sono anche complice, per non far sì che questo bianco si riempia di colore. Scusate, insomma, questo era più o meno l'odore assordante del bianco.